Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di player review per andare a vedere la carta di Wilfred Ndidi nella sua versione Foot Birthday per il secondo appuntamento di giornata. Mi raccomando, come sempre, questa serie in collaborazione con i ragazzi di Mastreet. Trovate il link nel primo commento pinnati in alto sia al loro canale Twitch che al loro Instagram, e di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio del giocatore di quest'oggi. Let's go! Partiamo dal costo che si aggira attorno ai 40.000 crediti su Play e PC, 45 invece su Xbox, per un giocatore con 5 stelle di skill, 4 stelle di piede debole, 1,83 m di altezza, peso 74 kg, invece il work rate è normale, alto. Body type è lean. Per quanto riguarda invece il Carmesi style più consigliato, due possibili opzioni: la prima è quella di motore per andare a aumentare velocità, dribbling e passaggio. L'altra è la classica ombra tattica per aumentare la velocità e la fase difensiva. Per quanto riguarda l'ibridabilità, è discreta, nel senso, un giocatore che per campionato riuscite a ibridarlo in maniera semplicissima. Qualche linkettino magari a Vardy per squadre di basso budget riuscite anche a trovarlo con la squadra di appartenenza. Con il campionato, con la nazionalità, non tantissime. Magari se avete completato Etebo in versione Winter Wildcard, magari qualcosina riuscite anche a creare. Del resto lo ibriderei quasi sempre utilizzando solo e esclusivamente la Full Premier. Per quanto riguarda le caratteristiche di questo Wilfred Ndidi, che tipologia di mediano è? Fondamentalmente lo si può notare tranquillamente dalle statistiche: mediano che recupera tanti ma tanti palloni, specialmente se consideriamo il fatto che ha delle stazze difensive molto molto buone, rispecchiate totalmente in game. Comunque mi ha fatto piacere vedere questo Ndidi difendere, sempre messo bene sulla linea di passaggio, specialmente perché ha un 93 di intercettazione, il valore più alto della fase difensiva, e ha comunque un ottimo 1 contro 1 sia per la freddezza che per la reattività. E comunque abbiamo, ricordiamo, 1,83 m di altezza, nulla di trascendentale dal punto di vista dell'altezza, quindi è molto molto reattivo, e anche perché ha un ottimo valore di contrasto in piedi, ottima aggressività, quindi comunque si attacca bene all'uomo col work rate che è normale e alto. Comunque, avendo l'alto in difesa, riesce ad attaccarsi abbastanza automaticamente al giocatore marcato. La forza fisica forse è il neo della fase difensiva di questo Ndidi, che non gli permette di spostare giocatori con una particolare forza fisica particolarmente alta. Se consideriamo comunque che costa 40k, ci sarà un motivo, e infatti ho rilevato alcuni problemi. Il primo è la velocità, per cui non lo utilizzerei in mezzala. Come mediano ci può stare, l'accelerazione ha fatto piacere, però la velocità comunque sul totale, secondo me, diciamo, non è delle migliori. Soprattutto anche la quando si trova palla al piede, ok, ha 5 di skill, ha 4 di debole, però si vede che non è un giocatore per cui erano state pensate le 4 stelle, le 5 stelle di skill. Non è proprio un giocatore agilissimo. Nonostante non dobbiamo fare chissà che cosa, comunque agilità e equilibrio, diciamo, ci possono stare, ma sicuramente ci può trovare anche di meglio. Mentre i passaggi comunque non ho riscontrato problemi. Avete anche la soluzione del tiro dalla distanza, avendo 4 di debole, comunque sia il tiro magari dalla distanza per concludere l'azione, o comunque anche il passaggio, dato che comunque ha degli ottimi valori sia di corto che di lungo, riuscite a giostrarvela con entrambi i piedi, quindi potete metterlo ipoteticamente anche a sinistra. La stamina è top, vi dura tutti i 90 minuti, quindi secondo me un giocatore che da quel punto di vista difensivo lo paragonerei a Kanté per le caratteristiche difensive, per le caratteristiche tattiche, dove andreste a metterlo all'interno dello scacchiere possibile della Premier League. Naturalmente abbiamo caratteristiche fisiche notevolmente differenti. Arrivando al giudizio su questo Wilfred Ndidi, comunque per me può essere consigliato. Come voto
gli do comunque un 8 per un motivo. Il fatto che naturalmente costi 40k, ha alcune alternative, questo sicuramente sì, però comunque è un giocatore che vi portate a casa con una cifra comunque che possono permettersi quasi tutti. Se avete una Premier League con un budget particolarmente ristretto, secondo me può essere una carta interessante. Naturalmente magari avete Etebo, magari avete Vardy non scambiabile, vi serve il link per inserirlo in squadra. Questo Ndidi comunque può dire tranquillamente la sua, naturalmente con, ripeto, un budget non troppo elevato. Salendo con i crediti sicuramente si trovano giocatori con un rendimento in game decisamente più alto e che vanno a sopperire alle problematiche di questo Ndidi. Per quanto riguarda chi affiancargli, mettetegli di fianco il Bruno Fernandes della situazione, quindi un giocatore particolarmente forte dal punto di vista offensivo e comunque magari un giocatore più rapido che riesca a sopperire alla problematica della velocità di questo Ndidi. Può essere utilizzato mediano nel rombo? Assolutamente sì. Mediano in una coppia di centrocampisti? Assolutamente sì. Ripeto, per le squadre di Premier League di basso budget è un'ottima alternativa. Su alcuni giocatori magari con queste caratteristiche non ne troviamo tantissimi e secondo me comunque nel rombo può dire la sua. Parte importante del voto la prende la qualità prezzo, che sicuramente non è bassissima e secondo me comunque ha rispecchiato totalmente quei 40.000 crediti che costa. Per cui secondo me può essere, ripeto, totalmente consigliato. Naturalmente, ripeto però, che salendo con il budget si possono trovare giocatori decisamente migliori. Un esempio potrebbe essere tranquillamente Declan Rice, che è disponibile nell'SBC. Quello che ha reso per il rapporto qualità-prezzo, per comunque la possibilità di rivenderlo, per le alternative che non sono tantissime in quel ruolo, e ripeto con quelle caratteristiche, secondo me un 8 ce lo può tranquillamente portare a casa. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetemelo qua sotto nei commenti dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di Maastricht, trovate il link nel primo commento pinnato in alto. Con questo video abbiamo terminato, qui da Bate Tutto, ciao!